Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Avete mai pensato di partecipare a un talent show televisivo? Ci sono alcune cose che dovete sapere. Cantare in libertà. Bene ragazzi, oggi parliamo di talent show. In Italia quelli principali sono tre fondamentalmente, che sono Amici di Maria De Filippi, che prima si chiamava Saranno Famosi nel 2001, pensate, poi dal 2003 si chiama Amici di Maria De Filippi, poi ci sta X Factor dal 2008 ed infine l'ultimo arrivato è The Voice of Italy, che è dal 2013 che va in onda. Per partecipare ai casting è molto semplice, basta andare su Google, scrivere Casting Amici, ad esempio, e vi esce il regolamento, come fare per partecipare, X Factor, esce il regolamento, ma diciamo che i requisiti sono questi, cioè Amici bisogna avere almeno 16 anni e massimo 31. Per quanto riguarda X Factor si può partecipare dai 16 anni in poi, mentre The Voice bisogna avere 16 anni per un massimo di 50 anni. Questi sono i requisiti che ci vogliono. Quella dei talent sembra la strada più veloce per arrivare al successo. Ma è davvero così? Oppure dietro c'è qualcosa che non va proprio come deve andare? Intanto, quello che noi vediamo alla TV è già una scrematura di pre-casting che si sono già svolti, cioè per arrivare davanti al giudice o comunque nella scuola di amici a fare gli ultimi provini, prima c'è bisogno di fare una serie di provini. Avanti ai docenti, avanti ad altre persone che selezionano i ragazzi e sono veramente tantissimi, tantissimi ragazzi che partecipano a questi provini per poter poi accedere alla scuola di amici oppure arrivare davanti ai giudici di X Factor o alle sedie, diciamo, di The Voice of Italy. Quindi prima c'è bisogno di fare una trafila davvero lunga. Proprio per questo io vi invito a fare una riflessione, cioè è importante sì fare affidamento a un programma televisivo perché comunque sicuramente ci dà visibilità. Però io il mio consiglio è quello di puntare sempre e comunque su se stessi, sulla propria formazione e su quello che si vuol fare nella propria vita. Perché ho visto ragazzi davvero poi starci male non essendo arrivati fino in fondo. Perché magari un ragazzo può pensare: non mi hanno scelto perché non valgo, non ho l'X Factor, oppure comunque non sono bravo come gli altri, ma in realtà c'è una giuria che valuta i ragazzi e quindi è molto soggettiva come cosa. Pensate che hanno scartato tantissimi talenti in passato, anche Arisa è stata una delle ragazze scartate proprio dal programma Amici, quindi immaginate poi se si fosse fermata e non avesse invece continuato e perseverato nella propria strada. Quindi io vi invito a fare una riflessione. Pensiamo che migliaia e migliaia di ragazzi ogni anno fanno questi provini per accedere ai vari talent. Alla fine, parlando ad esempio di Amici, che dal 2001 è in onda, quindi sono quasi 20 anni, io vi invito a fare questa riflessione qua. Tra migliaia di ragazzi ogni anno, poi a scuola ne accedono 15, mi pare, 15-16, tra cantanti e ballerini. Quindi pochissimi ragazzi ogni anno, per 20 anni 200 cantanti hanno partecipato a questa trasmissione. Di migliaia e migliaia, veramente centinaia di migliaia di ragazzi che si presentano. E poi, inoltre, di questi ragazzi che partecipano al programma, effettivamente quelli che noi ci ricordiamo sono davvero, si possono contare sulla punta di una mano, cioè sulla punta delle dita. Io mi ricordo sicuramente di Emma, sì, Alessandra Amoroso, c'è qualcun altro, però ovviamente questi programmi sono fatti per far passare dei ragazzi dalla scuola e fare il programma e poi lasciare spazio ad altri ragazzi il nuovo anno che faranno di nuovo il programma di Amici, ad esempio, e gli altri ovviamente non avranno più il seguito che avevano l'anno prima. Quindi ognuno di loro poi dovrà vedere come restare nella scena, ma è difficilissimo perché
è davvero molto facile essere dimenticati quando soprattutto subentrano altri ragazzi e si parla della nuova scuola di amici. Quindi, quello che io voglio dire ai ragazzi che provano a fare questi provini che è come un po' come giocare la lotteria. Cioè, davvero uno su, ma prima era uno su 1.000 ce la fa, ma adesso è uno su veramente tantissime persone, molti di più di 1.000 che ce la fa. Questo non vuole essere un invito a non fare casting, a non fare provini, assolutamente fateli, ma prendeteli come davvero un'esperienza personale di crescita, di confronto con gli altri ragazzi, perché il clima che poi si respira, e ho fatto anche provini per altri programmi, ma è bellissimo confrontarsi con gli altri ragazzi, ma lo spirito deve essere quello di fare un'esperienza e di vedere come va. Perché alla fine, quando noi giochiamo la lotteria, davvero le percentuali di vincita sono bassissime, allo stesso modo è bassa la percentuale con cui si può entrare a far parte di un programma, indipendentemente dalla nostra bravura, perché è chiaro che bisogna essere nel momento giusto, al posto giusto e farsi ascoltare dalla persona giusta che in quel momento è attenta a quello che tu stai facendo e gli piaci. È una serie di cose che si devono concatenare per poi fare un altro provino e avere le stesse credenziali e andare avanti così, fino ad arrivare alla scuola. Ma è davvero un percorso difficile che ognuno di noi può tentare di fare, però noi facciamoli e se non va bene, pazienza, lo possiamo rifare l'anno dopo, possiamo rifarli sempre, ma lo spirito è quello di fare il musicista, fare il cantante, studiare per aver qualcosa da dire, per poter scrivere delle canzoni, per poterci mostrare il nostro talento al di fuori di X Factor, Amici, Odd Voice. Al di fuori di questi programmi noi già dobbiamo essere degli artisti. Se poi riusciamo ad entrare a far parte di questo programma, in questi programmi televisivi, va bene perché ci dà la possibilità di arrivare a un pubblico maggiore e farlo direttamente, farlo velocemente, però poi restare, visto che l'anno dopo arrivano, c'è un altro flusso di persone che ci coprono, è difficile se noi non lavoriamo su noi stessi, rimane soltanto rimangono dei mesi di visibilità e poi scompare tutto. E ci sono tantissimi ragazzi che poi ci stanno davvero male perché hanno fatto quel programma. Io ho degli allievi che hanno partecipato a X Factor, a The Voice, e poi non hanno più continuato. Cercano di arrancare nel mondo della musica, ma nessuno si interessa più a loro perché ci sono altri ragazzi. Quindi, in poche parole, quello che io vi voglio dire è: fate tutto quello che volete, fatelo però con leggerezza e senza darci troppo troppo peso, perché è vero che si ha visibilità, però allo stesso tempo è molto facile cadere. Quindi, sicuramente, ragazzi, viva la musica, viva X Factor, viva Amici, viva tutti questi programmi che ci danno una bella visibilità e ci fanno davvero sognare alla grande. Ma soprattutto viva noi stessi, che siamo quello che rende tutto questo vero e che può fare davvero musica e fare la differenza.